Salve a tutti, oggi piccolo unboxing a sorpresa. Benvenuti a questo piccolo video extra, un unboxing fatto in collaborazione con il sito Anime Project. Anime Project è un sito nuovissimo, così nuovo che debutta proprio oggi, 7 giugno, giorno in cui pubblicherò questo video. Ed è un sito sul quale potrete acquistare wallpaper e fanart anime stampate su poster, fotoquadri, targhe in alluminio e forex, che è il materiale in cui ho richiesto il mio, che è una sorta di materiale gessato con un'ottima qualità di stampa. Una cosa che mi è piaciuta tanto di questo sito e che mi ha fatto decidere di collaborare con loro è il fatto che per ogni 7 quadri venduti regaleranno un account Crunchyroll di un mese, aiutando così un po' il mercato degli anime e soprattutto contribuendo a togliere un po' di mani dalla pirateria, cosa che, come sapete bene, non sopporto. Quindi, bando alle ciance e andiamo ad aprire il pacco. Togliamo un po' di imballaggio. Io ovviamente l'ho richiesta di Gintama. Come potete vedere è brillante, coloratissimo e la qualità di stampa è ottima. È molto grande, misura 63,5 cm x 35,5 e non vedo l'ora di andarlo ad appendere quassù sopra il divano, posto in cui alcuni di voi si erano lamentati che non ci fosse qualcosa di grande. Per quanto riguarda il materiale, sembra resistente ma allo stesso tempo leggero e flessibile. Non avrete bisogno di un chiodo enorme per attaccare questo al muro. Nel pacco c'era anche una busta, andiamo ad aprire insieme anche questa. Dentro ci troviamo una Mega Ball magnetica fatta con, non so come si chiami, questo che ha tutti i vari tondini che vengono fissati insieme, una carta di Yu-Gi-Oh! Idolo piangente, un adesivo di Vegeta Super Saiyan Blue brandizzato Anime Project, un biglietto da visita di Anime Project e un magnete sempre di Anime Project. E una lettera. Grazie per la fiducia, fidarsi di un nuovo brand non è mai facile, eppure tu ci sei riuscito. Il nostro packaging ampliato non è dato da un evento temporaneo, ma è proprio il nostro marchio di fabbrica. Goditi le sorprese extra che abbiamo aggiunto nella confezione. 3 gadget saranno dedicati agli anime principali della nostra infanzia. Volevamo condividere questo sentimento d'affetto con te. 3 tipologie di Pokéball disponibili, dopo l'esaurimento scorso ci saranno nuove varianti di stickers e calamite. Grazie ancora dallo staff, puoi acquistare singolarmente i gadget sul nostro sito www.animeproject.it. Quindi che dire, una collaborazione davvero piacevole. È sempre bello vedere ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e creare prodotti di qualità dei brand che tanto amiamo. Come vi ho detto prima, il sito lo trovate qua giù in descrizione, animeproject.it. Andate a dare un'occhiata al loro catalogo, io ho avuto modo di vederlo in anteprima e ci sono delle cose veramente carine. E ricordatevi del mese gratuito di Crunchyroll che il sito regalerà ogni 7 quadri venduti. Abbasso la pirateria. Bene, direi che per questo piccolo unboxing è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e visitate Anime Project.